Sì. Quando vuoi, dimmi, eh. Ventiquattresima giornata del campionato di Serie A Beretta di pallamano maschile, undicesima del girone di ritorno, ne restano tre per chiudere la regular season di quest'annata 2021-2022 al Palabursi di Rubiera. I Vikings Rubiera penultimi in classifica affrontano il Pressano che in graduatoria occupa la quinta posizione ma si trova nettamente staccato dal quarto posto che va ai playoff scudetto. 5 punti a 3 giornate dalla fine sono quasi una sentenza per le ambizioni playoff della formazione trentina. Ovviamente finché la matematica non dà però un verdetto definitivo bisogna giocarsela fino alla fine. Rubiera d'altro canto è praticamente certa, a meno di clamorosi combinazioni di risultati che passano da un 3 su 3 nelle ultime tre partite, di giocare i play-out. Mentre c'è la parata di Vogliuvaz, la prova a giocare in velocità, Rubiera con la palla per Cavina, Cavina non controlla, palla persa da formazione rubierese. E dicevamo, Rubiera è praticamente certa di fare i play-out, ha la speranza di guadagnare una posizione, quindi deve per forza vincere, perché ovviamente guadagnare una posizione significherebbe avere il vantaggio del fattore campo nell'eventuale bella degli scontri per la salvezza. 0-0 il punteggio, un saluto a Giovanni Oleari che nella sua lunga carriera di giocatore di pallamano credo però che Pressano non l'abbia mai affrontato. No, è una squadra che non conosco, e Trento non era a questi livelli quando negli anni 90, negli anni 80, io giocavo con Rubiera e quindi è una squadra del tutto nuova per me. Conosci però bene l'allenatore, sì, di Pressano, perché Fusina insomma è stato un avversario direi di mille battaglie per Rubiera. Battaglie, sì, un grandissimo giocatore, come allenatore non lo conosco, è stato un grandissimo giocatore fra i migliori che ha avuto la pallamano italiana negli ultimi 20 anni. Nel frattempo Versakov ha messo per terra l'estremo difensore greco del Pressano Laisos e ha realizzato dai 7 metri il gol dell'1-0 Rubiera. Terzino destro gioca Johnson, lo svedese, mentre terzino sinistro Dainese, un'altra palla sui 6 metri, c'è un fallo sul pivot, difesa 6-0, quella che presenta Rubiera, abbastanza classica, diciamo così, nel senso che propone di base sempre questo tipo di difesa. Pressano in attacco non ha di fatto dal lago, anche se figura a referto la formazione trentina, l'attacco con la conclusione, la rete del numero 3 Fadanelli e la rete del pareggio, 1-1 il punteggio. Rubiera gioca con Oleari e Bonassi assieme a Versakov, non c'è Pagano almeno in avvio di questa partita, visto che ha subito una leggera distorsione ad una caviglia nel corso della settimana e quindi parte dalla panchina per Rubiera. Bonassi per Oleari dentro, c'è la parata però del portiere greco che nulla può su Santilli per il 2-1 rubierese. Squadra tutto sommato giovane, quella trentina, che insomma è un'altra delle società italiane che lavora tanto nella costruzione dei giocatori in casa e quindi va applaudita anche solo per questo, in un mondo dello sport italiano dove si fa molta
si cercano le soluzioni più semplici, cioè si va a prendere direttamente lontano il giocatore, questi invece se lo costruiscono. Mentre c'è la palla per il pivot, il tentativo del numero 19 Sontacchi viene ribattuto. A livello di giovani, Giovanni, discutevo in settimana con altre persone, mentre Dainese va a sbagliare il tiro, ha cercato una girella che però ha centrato il palo, dicevo è anche vero che anche Rubiera, pur tra tanti limiti di questa stagione, comunque un qualcosa l'ha fatto, cioè far crescere alcuni giovani, uno su tutto per esempio Luca Oleari, anche Bartoli, però Davide Bartoli come pivot, anche se deve crescere ancora tantissimo, è però un giocatore che si è fatto un anno di esperienza in massima serie. Sì, no, diciamo che non è mai facile cercare, non è mai facile cominciare, sono ragazzi giovani, hanno bisogno di tanta esperienza, non è mai facile montare su con una squadra che lotta anche per non retrocedere, e quindi è sicuramente per loro una grande esperienza che potrà essere molto, molto proficua nel corso dei prossimi anni. Oleari va dentro, sbaglia, ma c'è il tiro di rigore per il fallo sul giocatore mentre stava tirando. 3-2 nel frattempo il punteggio, perché Abbonassi ha replicato dalla parte opposta Sontacchi, Gabriele Sontacchi, quindi 3-2 Rubiera, altro 7 metri per la formazione di casa quando sono trascorsi 5 minuti e 20 secondi. Sempre Versakovs, la conclusione e la rete di Versakovs per il 4-2 Rubiarese in questo avvio. Direi un buon inizio, la squadra mi sembra molto concentrata, diciamo che gli inizi per noi sono sempre un po' un problema, però diciamo che mi sembra, al di là del punteggio, molto ben concentrata e molto, molto sicura di sé. Speriamo che questo sia un buon inizio per la partita. Fadanelli, la palla per Dantino va dentro, la conclusione, la parata di Voljuvac, ma la rimessa in gioco è comunque... Era anche area questo, però, era anche area. Probabilmente sì. Gli arbitri sono i signori Alex Passeri e Stefano Rinaldi. L'attacco ancora della formazione di Pressano. Attenzione a Dantino, uno contro uno. Tiene benissimo, ma poi tiene bene Cavina, ma è bravo Dantino a servire il pivot. Il pivot, secondo gol della partita per Gabriele Sontacchi, sui tre realizzati dal Pressano in questo avvio di match. 4-3 il punteggio per Rubiera in attacco con l'azione sempre Versakovs, terzino destro in questo avvio di partita. Bonassi Versakovs viene fermato, 9 metri. Bonassi per Oleari, ancora Bonassi, prova la penetrazione, va alla conclusione, c'è un fallo però commesso da Fadanelli e quindi c'è la rimessa dai 9 metri per la formazione rubiarese. Versakovs, Santilli, Bonassi, Oleari, Bonassi con la palla che ha preso in controtempo, Bonassi va al tiro, la ribattuta, poi recupera Bonassi e rimaniamo allora in attacco. È andata bene, diciamo così, perché eravamo stati piuttosto fallosi nella costruzione di questa manovra offensiva. Si riparte dunque con la palla ancora per Rubiera con Oleari, Bonassi, Versakovs, esce il pivot Bartoli. Costruzione molto lenta, poi Oleari va alla conclusione, c'è il fallo sul tiro di Oleari, altro 9 metri. 8 minuti giocati nella prima frazione di questa sfida della 24esima giornata. Versakovs spiazza Loisoz, terzo gol per Versakovs. Per Bartoli. Questo invece è proprio, sono 2 minuti regalati. Il pivot è stato molto bravo a giocare sul, a portarsi dietro l'uomo. Secondo me questo è un fallo regalato.
due minuti regalati. Esce Davide Bartoli per i due minuti e purtroppo soprattutto esce Zoppicando, che è la cosa decisamente più preoccupante. E gli è rimasta probabilmente la caviglia sotto al giocatore avversario, speriamo che non sia nulla di particolare. Dainese va alla conclusione, Dainese, giocatore rientrato da poco tempo dopo un lungo infortunio, questo terzino trova un gran gol all'incrocio dei pali, quarto gol per la formazione trentina contro i 5 di Rubiera. Gioca con l'extra player Rubiera. Bonassi, Oleari, Bonassi, fermato. Rischio di gioco passivo, bisognerà inventarsi qualche cosa. Palla persa, ma peccato perché aveva sbagliato il rilancio. E Fadanelli, comunque palla persa da Rubiera, la seconda palla persa di Rubiera in questo avvio di partita, in questi primi 10 minuti scarsi del match. 5-4 per Rubiera, torna in attacco la formazione del Pressano con Danchino, questa volta che gioca centrale. La palla ancora per il pivot che stavolta la spara fuori, ma c'è il tiro di rigore per la spinta sul giocatore trentino e va Fadanelli dai 7 metri. No, anzi, non è Fadanelli ma è Alberino, scusate. La conclusione fuori di Alberino. La conclusione fuori di Alberino. E quindi Rubiera si salva in questo frangente e torna in attacco sempre con, anzi non più con l'extra player, perché nel frattempo è scaduta l'inferiorità numerica e tutto sommato Rubiera se la cava solo con un gol al passivo. Bonassi perde il pallone, Bonassi, altra palla persa da Inese in contropiede, c'è la parata di Voljubac, la palla recuperata da Versakovs, la palla per Bonassi, Versakovs, paratona questa, mentre Oleari va all'ala, Santilli, la parata, recupera, no, forse invece c'è stato l'anticipo netto, Dainese la conclusione, la rete. Sto dando i numeri perché in realtà ha fatto gol Fadanelli con il numero 3, ma va bene, il 5-5 è sicuro nel punteggio. Versakovs, la palla per Santilli, ancora la parata di Laizos, 5-5 il punteggio. Dobbiamo avere un pochino più di pazienza, dobbiamo cercare di stare un po' più calmi. Abbiamo, sì, preso, perché abbiamo preso questo passivo e questo ci ha un po' di disorientato. Dobbiamo stare calmi. L'attacco di Fadanelli per Dainese, ancora Fadanelli, il fallo del pivot e il contropiede con la palla per Bartoli, la conclusione, la rete di Roberto Bartoli per il 6-5. 6-5 Rubiera, 12 minuti, protesta Fusina in panchina, ma mi sembrava abbastanza... No, diciamo che in altri tempo questo sarebbe stato un blocco, uscita dal blocco perfetto, però ho visto che in questi anni non viene più permesso al pivot fare questi blocchi, quindi è corretto col tipo di arbitraggio che abbiamo visto quest'anno. L'attacco con la palla per Dainese giocherà per Fadanelli, ancora la palla per Dantino va uno contro uno, viene fermato, rischio di gioco passivo per Pressano, Fadanelli la palla persa, no, perché c'è stata una deviazione di un giocatore rubierese, quindi la rimessa in gioco è per la formazione trentina, protestano, poi la palla per il pivot, sfondo,
No, questo non era rigore. No, questo allora, era sfondo. Era questo sfondo. Era sfondo. Era sfondo. Secondo me c'è stato l'errore precedente, perché sul passaggio di Fadanelli, secondo me c'è stato... Secondo me c'è stato un intervento di piede di Cavina, quindi potevano esserci due minuti. Sì, diciamo che gli ha tirato proprio sul sì, però basso, diciamo era... che lui è andato ad interrompere. Poi invece sul proseguio a quel punto c'era lo sfondo e non il rigore, perché il giocatore era in posizione giusta, difensiva. Quindi insomma un doppio errore commesso da una parte e dall'altra. Va Dantino dai 7 metri sul 6 a 5 Rubiera. Dantino, la conclusione, la palla sul palo, quindi niente di fatto, secondo sette metri sbagliato dalla formazione ospite, con Rubiera in attacco, Versacos, palla in rete per il 7 a 5 Rubiera. Giocatore anche questo che tra l'andata e il ritorno è cambiato come dal giorno alla notte. Sì, diciamo che... Ha imparato a essere un pochino più egoista, forse a volte anche un po' troppo, un po' meno centrale, un pochino più giocatore determinante sull'azione del tiro. Diciamo che si vede che sta prendendo un po' in mano la squadra e credo che possa migliorare nel corso ancora del proseguo del campionato. Sul 7 a 5, 14 minuti giocati, si riprende con un 9 metri per il Bressano. Alberino, la palla arriva al pivot, ancora un gol da parte di Gabriele Sontacchi, che fino ad ora è il giocatore che sta facendo la differenza per Bressano, con una difesa rubiarese che non ha trovato i tempi e i modi per riuscire a chiudere le linee di passaggio su questo pivot. Sì, poi forse escono un po' troppo, visto che non hanno dei grandissimi tiratori. E la rete di Luca Oleari. Bella circolazione di palla e spazio per la rete di Luca Oleari. Già dall'altra parte da Inese, la palla per Dantino. Dantino si butta sempre dentro, traversa, la palla recuperata da Rubiera con Versacos. Subito provano ad accelerare Oleari per Bonassi, Bonassi all'ala per Bartoli, la conclusione, la rete di Roberto Bartoli. 9 a 6 Rubiera, per la prima volta tre reti di vantaggio per la squadra di casa, che quando riesce a giocare in velocità comunque mi sembra un altro aspetto dove Rubiera è cresciuta tanto rispetto a un girone d'andata dove perdevano in continuazione il pallone quando acceleravano, no? E diciamo che perdevamo moltissimi palloni, non facevamo mai seconde fasi, come abbiamo visto adesso invece la cerchiamo, siamo molto più pericolosi e quindi per noi è molto più facile segnare, perché la difesa schierata è sempre molto difficile. La seconda fase è una fase in cui noi possiamo ancora migliorare tanto per cercare di essere più possibile a volte. Sì, io però su questa situazione arbitrale non sono particolarmente d'accordo, perché è vero che lui l'ha fatta vedere male in questo frangente, però poi secondo me l'infrazione di 3 secondi con la palla in mano non li aveva fatti. Ecco, o gli ha dato passi che ha passato ma passi piedi, però era fermo, cioè sì, non ho molto interpretato piedi, non ho visto devo molto dire bene. Che sono coerenti, perché anche in una situazione precedente hanno fischiato la stessa cosa contro Rubiera, secondo me non era fallo in nessuno dei due casi. Oleari, ancora lui, questa volta centralmente, piazza il 10 a 6 per Rubiera in difesa, 4 reti di vantaggio, arriviamo verso il 17° minuto del primo tempo. L'attacco di Dantino, Dainese è andato a terzino destro, palla per Fadanelli, proverà l'uno contro uno, viene chiuso bene in difesa da Pasco, altro giocatore che Rubiera non ha avuto per quasi 2 anni per infortunio, adesso è ritornato, va via Fadanelli, super Voljuvac, attenzione a Oleari che ha perso il pallone, lo recupera, l'aveva toccato però Dantino,
E ci sono 2 minuti, allora sì. 2 minuti a Cavina ci sono, perché una volta che hai fischiato il fallo, secondo me l'aveva toccato il giocatore di Pressano, e senza, guarda, prenderlo. Devo dire che Luca qui forse, perché lui ha perso il pallone, non ha palleggiato, ha perso il pallone nel contatto, quindi ci stava che lui potesse riprendere la palla senza palleggiare, e che ha tentennato pensando al fatto doppio e l'arbitro gli ha creduto. In realtà secondo me lui ha fatto una cattiva recezione, la palla l'ha persa, quindi avrebbe potuto riprenderla e darla via senza fare doppio. Questo è a mio avviso. 10-6 il punteggio, ma altra inferiorità numerica per Rubiera. Il giocatore a terra aveva toccato la palla comunque. A me era sembrato che il numero 10 Dantino avesse toccato la palla, quindi dopo la rimettevi in gioco per Oleari. Io ho avuto questa sensazione, poi gli arbitri l'hanno interpretata invece diversamente, e a quel punto diventa inevitabile i 2 minuti a Cavina, che non ha lasciato la palla sul posto. Palla persa da Dainese, recuperata da Rubiera. Bene così, la reattività comunque è importantissima, e questa palla recuperata con l'inferiorità numerica per Rubiera vale oro ed è da sfruttare nel migliore dei modi. Extra player come sempre quando c'è l'inferiorità numerica. Gioca anche in attacco Pasco, dopo alcune partite con la squadra di Serie A2 torna in campo in Serie A, il numero 44. Rubiera che ora rischia il passivo, bisogna andare alla conclusione. Versacos, la palla va bene per Bartoli, la conclusione, la parata, però la rimessa è per Rubiera, e quindi non c'è più gioco passivo perché c'è stata la parata di Lajzoc, e quindi Rubiera può continuare in attacco. Bene così, perché sono tutti secondi di inferiorità che trascorrono. Santilli, Versacos, la cannonata piena traversa di Versacos, non c'è il portiere, c'è il gol. Non c'era il portiere e quindi c'è il gol dalla propria metà campo del Pressano. Ormai sta scadendo l'inferiorità numerica. Stavolta non c'è stata comunicazione su chi doveva tornare in panchina per fare rientrare il portiere, cosa che anche adesso riparte Bartoli per andare in panchina. Oleari! Bene lo scavalcamento, subisce il fallo, bene così. Rubiera tra l'altro ha superato l'inferiorità numerica. Palla per Pasco, il fallo su Pasco. Si rischia il gioco passivo, bisogna prendersi la responsabilità del tiro. Pasco, la finta e l'infrazione di passi però del giocatore del Mancino rubierese. Rimaniamo sul 17 al 20° minuto di gioco. Cerchiamo poco la preparazione per il giocatore di tiro. Abbiamo terzini che possono tranquillamente tirare, dovremmo cercare di agevolare i terzini che abbiamo per poter arrivare al tiro, che non possono tranquillamente tirare dai 9-10 metri senza... Opla. Ancora Voljuvac, la parata sul tiro di Dantino, poi c'è un fallo commesso sul giocatore avversario. Time out chiesto dal Pressano, 20 minuti trascorsi e 20 secondi, il punteggio è di 10-7 per Rubiera. Devo dire che il Pressano fa vedere, hanno un buonissimo gioco d'attacco, giocano molto con la palla, giocano molto con il pivot, hai visto anche tecnicamente. Questo si vede anche dall'allenatore Fusina, è sempre stato un giocatore molto tecnico che con la palla ha sempre saputo giocare, e vediamo che loro stanno interpretando molto bene la partita, perché sono metà dei giocatori sono giocatori molto bassi, molto dinamici, ma riescono comunque a essere molto flessibili, a passare la palla al pivot, andare in scavalcamento. Tecnicamente è una squadra secondo me molto valida, sicuramente. Oggi Rubiera sta in difesa,
sta un po' soffrendo su questo gioco, sul pivot, ma il risultato ancora ci dà ragione, speriamo di continuare. Ricordiamo che sul fronte trentino manca Dall'Ago, che è in panchina ma non è utilizzabile, sul fronte rubiarese non è ancora sceso in campo invece Pagano, anche lui con acciacchi fisici in questa partita. Quindi un'assenza importante per parte, poi vabbè, le assenze di Rubiera, sì, ci sono poi i giocatori a lungo termine fuori, Giovanardi, Strada, Panettieri. E purtroppo su questi, per questa stagione, non si può più contare. 17 si riprende, 20 minuti e 30 secondi giocati. Si riprende quindi con l'attacco della formazione trentina. Dainese, la palla circola per linee esterne, ancora Dainese per Fadanelli. Dainese, il pivot ancora, questa volta tira fuori. Anche questa volta però, poi bisogna anche dare atto al giocatore in questione, Sontacchi, di essere uno che ha una presa non indifferente, mentre Patroncini dall'ala va a realizzare l'11-7. Perché i palloni, il loro pivot, li prende bene anche a una mano. Li prende tutti. Li prende, esatto, tutti. Quindi sicuramente un giocatore che poi è quello che più si è messo in mostra per Pressano in questa prima parte, primo terzo di partita. Loro hanno un gioco d'attacco molto molto valido. Sono molto tecnici, vedi, doppio pivot. Ancora Voglio Vassi, lancio in contropiede per Bartoli, che però si fa parare questa volta il tiro da Loizos. Prova ad accelerare Pressano con la palla. Fondo! Che arriva, sì, forse Alberino era entrato, non ha avuto il cambio di direzione, cioè ha provato ma è andato dritto, quindi probabilmente ci stava lo sfondamento che non viene però ravvisato. Rimaniamo sull'11-7 con sempre l'attacco di Pressano. Dainese, Fadanelli va dentro, c'è il fallo su Fadanelli. Si riprende a giocare Dainese, Fadanelli, doppio pivot adesso. Dainese ancora, Dainese per il fallo ancora in attacco. Evidentemente hai ragione tu su queste interpretazioni. Sì, sì. Per me il pivot deve fare quel lavoro lì. Sì, no, io... Però fischiano sempre fallo su queste azioni. Perché forzare? Non ha senso forzare. Bisogna avere un po' di tranquillità. Siamo sopra di 4. Non c'è bisogno di forzare così. La palla arriva all'ala, Dainese, ancora Fadanelli, il tiro, la traversa, la palla è per Rubiera. Undici a sette, siamo fermi su questo punteggio da un po' di tempo. Attacco di Rubiera, Versacos per Oleari, Versacos, la palla per Pasco, ancora Lettone per Pasco, no, Pasco per Oleari. Problemi di circolazione, palla, chiede il blocco, Versacos va su e va a realizzare. 12-7 più 5 Rubiera. A 6 minuti dalla fine di questa partita, di questo primo tempo, scusate, quest'oggi poco pubblico a Rubiera, comincia ad arrivare l'estate, anche se la giornata non è per nulla estiva, tutt'altro. Si sente comunque il tifo per la formazione di casa. Dainese gioca bene la circolazione con la conclusione dall'ala, bel gol questo. Gran bel gol per la costruzione ma anche per la conclusione di Iachemet, veramente bravo.
Ancora Versakovs dall'altra parte, però 13-8 il punteggio. Dainese, va su Dainese, palla in rete. 13-9 a 5 minuti dalla fine del primo tempo. Stavolta non è stato coperto dal difensore il primo palo e non ci è arrivato il portiere. Allora, time out adesso chiesto dalla formazione di casa. Il tabellone scrive 13-8 e secondo me in realtà dovremmo essere sul 13-9 e non 13-8. 13-9, ok, aggiornato in questo momento, sì. Diciamo che Versakov nel primo tempo ha fatto un grandissimo primo tempo, perché ha parato 4-5 Voljovac, ancora faccio fatica. Voljovac ha fatto 4-5 parate veramente incredibili e questo si vede nel risultato. Però la squadra, perché le squadre sostanzialmente sono molto equilibrate come gioco, e la differenza finora l'ha fatta, diciamo, il nostro portiere. 13-9 più 4 Rubiera, palla in mano per la formazione di casa. 5 minuti alla fine di questo primo tempo. Si riprende a giocare, torna Versakov adesso spostato a destra, torna Bonassi invece a sinistra con Garau che è in campo all'ala sinistra per Rubiera. Palla per Bonassi viene fermato dal numero 31 Gazzini. È rientrato in campo anche Jansson nella formazione trentina. Bonassi, la conclusione, la parata, Davide Bartoli va in rete per il 14-9. Dall'altra parte Dainese, palla persa da Dainese. Dovremmo giocare un po' lunghi adesso, mancano 4 minuti alla fine. Un altro gol ci permetterebbe di arrivare a un secondo tempo un po' più rilassati. Patroncini, Versakov, Bonassi, Versakov per Oleari, si ferma Oleari, riparte la circolazione di palla, Bonassi va dentro, c'è però il fischio passi fischiato a Bonassi. Ho visto la prima volta quest'anno che vedo un arbitro che mima Mima e almeno fa capire, no, esatto. Invece ai nostri tempi gli arbitri mimavano sempre il fallo perché era molto chiaro per il pubblico e anche per tutti qual era il fallo. Ho visto che anche per i giocatori anche stessi per i giocatori. In campo. Poi puoi condividere o meno, ma almeno capisci. Invece ho visto che adesso non usa più, fischi il fallo senza nessuna spiegazione e uno non capisce mai che cosa ha fatto. L'attacco con la palla che arriva all'ala, va alla conclusione, ancora una rete di Iachemet, gli ultimi due gol del Pressano portano la firma dell'ala sinistra che ha pescato veramente due belle conclusioni, quest'ultima tra l'altro con un angolo veramente stretto. Però allora, ti voglio dire che questi sono due gol alla Fusina, il suo allenatore erano i suoi gol diciamo caratteristici. Sfondamento fischiato ad Oleari, altra palla persa, sono due palle perse consecutive da Rubiera che con la palla del possibile più 6 adesso deve difendersi dal possibile più 3 e quindi insomma situazione che poteva gestire meglio Rubiera. L'attacco della formazione ospite, Dainese, Moser. Ancora Dainese, Moser, la palla per Fadanelli, la palla per il pivot, va la conclusione, la parata
e c'è il tiro di 7 metri perché si è fatto sorprendere dal movimento dell'avversario Davide Bartoli. La cosa che noti, la differenza, loro hanno un gioco d'attacco, mantengono sempre la linea dei 6 metri molto larga, noi cerchiamo sempre di concentrare il gioco e di chiuderci sempre, loro come vedi rimangono sempre molto larghe ed è per questo che ci sono questi grandi spazi per il pivot, perché la squadra mantiene sempre un gioco molto ampio e tornano sempre ad allargarsi, noi tendiamo sempre un po' a chiuderci e ai giocatori ad andare nel ruolo dell'altro giocatore, dobbiamo cercare di mantenere degli spazi molto più larghi. Fallo su Versacos, 1:10 alla fine, parziale di 2-0 per Bressano, con la conclusione di Luca Oleari che si riscatta dallo sfondamento fischiato in precedenza, va a realizzare il nuovo più 4 Rubiera, 15-11, mancano 50 secondi alla fine del primo tempo, Rubiera deve resistere questi secondi per portarsi in dote un importante più 4 all'intervallo, Fadanelli per Dainese, Yakmet, ancora Fadanelli per il pivot, questa volta difende bene Cavina, ancora la palla per Fadanelli, Dainese per Fadanelli va a cambiare gioco, la palla recuperata da Rubiera, va in contropiede Garau, la parata però da parte del giocatore avversario, non fischiano il fallo, ah ecco dicevo, 10 secondi alla fine, 8-7, bisogna asciugare il parquet, chiedono di fermare il tempo, purtroppo i cronometristi rubano, lo dico in termine bonario, ma fermano con un paio di secondi di ritardo il cronometro, di fatto 4 secondi significano un tiro immediato, poco ci manca, 15-11 il punteggio, Versacos per il tiro, secondo me potrebbe esserci, invece no, non c'è fallo su Versacos, che sì. C'era fallo, ma sì, non è stato fischiato, 15-11 dopo i primi 30 minuti, vantaggio per i padroni di casa di Rubiera di 4 lunghezze, partita praticamente sempre condotta dall'inizio fino ad ora dalla formazione rubierese, ma ancora apertissima.
si riprende a giocare qui al Palabursi di Rubiera, secondo tempo di questa sfida della 24esima giornata del campionato di Serie A Beretta di pallamano maschile. Vikings Rubiera in vantaggio dopo i primi 30 minuti sul Pressano, 15-11, 4 lunghezze, il vantaggio è stato anche di 5 lunghezze ad un certo punto della partita. Primo attacco di questo secondo tempo per Rubiera con Oleari, ancora Versacos per Benci che fa il suo esordio in questa partita, cambia per Bartoli, la conclusione in rete di Roberto Bartoli, ben costruita col cambio di campo questa conclusione per l'ala rubiarese che va in gol. Da Inese la parata ancora di Voljuvac che guarda per sparare il pallone, poi invece trova Oleari, quindi azione manovrata. Versacos per Oleari, Versacos chiede calma a Oleari, adesso chiede calma a Versacos, dicevo, adesso bisogna anche giocare con un po' di esperienza, anche perché con Versacos, Benci in campo, lo stesso Santilli, insomma bisogna che giochiamo anche su quello. No, dobbiamo giocare di non forzare, di giocare in modo sicuro, perché ancora c'è tanto tempo e non possiamo permetterci di far sì che la squadra... Palla persa infatti subito, immediatamente. Prova Fadanelli in velocità, trova il pivot, la conclusione in rete perché la difesa non si era per nulla schierata, Rubiere. Moser va a realizzare il meno 4 per i suoi, 16-12 il punteggio. Ancora una volta Rubiera ha sciupato la possibilità di portarsi sul più 6. Benci per Oleari, Versacos si libera lo spazio, Versacos allora va in rete, non si sono intesi in difesa i giocatori del Pressano. 17-12 Rubiera. Fadanelli ancora la palla al pivot, secondo 2 minuti per Cavina, però questa volta mi sembrava evidente la trattenuta su Cavina del pivot. Fatto sta che ennesimo 2 minuti per Rubiera, altra inferiorità numerica per la formazione rubiarese. Attacco della squadra trentina con Dainese, Fadanelli torna sui suoi passi, cambia la palla per l'ala rischiando di perdere questo pallone. Ancora Fadanelli per Dainese, doppio pivot contro l'inferiorità numerica rubiarese. La palla è per il pivot, c'è un anticipo però della difesa, ancora un 9 metri con Fadanelli. Fadanelli va al pivot, ancora la conclusione stavolta però Voljuvac va a prenderla, non so neanche come, però ennesimo intervento del portiere ucraino di Rubiera che salva la formazione rubiarese da questo attacco e soprattutto per ora dall'inferiorità numerica. Extra player per Rubiera con Bartoli, Benci, Versacos, la palla per Oleari va dentro, la conclusione, c'è la parata di Loizos. Rimaniamo sul 17-12, ancora una trentina di secondi di inferiorità per Rubiera. Moser, Fadanelli, Dainese, Moser, Fadanelli, va all'ala, ancora la conclusione e ancora il gol. Bravissimo questo Iachemet, secondo me Voljuvac non vede l'ora di ritrovarselo davanti, dopo che gli ha fatto un 3-3 dall'ala, secondo me non vede l'ora di ritrovarsi a tu per tu, ecco, in questo senso qua, perché fino ad ora Iachemet è stato micidiale lì dall'ala. Più 4 Rubiera, la palla per Santilli, anche Santilli va in gol, 18-13 Rubiera.
fa Danelli, la palla al pivot. Secondo me era più due minuti questo, per esempio, al difensore che non quello dato in precedenza. Sicuramente. Ma non dobbiamo avere paura, noi dobbiamo giocare in modo aggressivo, non dobbiamo avere paura dei due minuti. Le partite che abbiamo giocato meglio e che abbiamo vinto, abbiamo avuto sempre 6 o 7 2 minuti. Dobbiamo cercare di far fatica agli avversari a fare gol. Devono sapere che per fare gol devono soffrire, sudare e devono anche prendere qualche legnata, perché questo è uno sport purtroppo così. Dobbiamo giocare, far sentire la nostra difesa agli avversari. Fa Danelli uno contro uno, tiene la difesa, ancora la palla al pivot. Bravissimo questo Sontacchi, che veramente di fatto sta tenendo sul Pressano lui, fondamentalmente, perché Rubiera difende bene sui terzini. Che hanno un gioco di squadra sul pivot veramente tra i migliori che ho visto quest'anno nella pallamano. Veramente hanno un gioco veramente molto... Questo qua era un tiro telefonato da parte di Oleari, e invece dobbiamo cercare soluzioni più semplici. Il taglio di Alberino, la palla per Fadanelli che va alla conclusione, la parata di Voljuvas, parte, prova a partire in velocità Rubiera con Oleari, Versacos fermato, aveva dato la palla ad Oleari che si trovava sui 6 metri, qui però gli arbitri avevano già fischiato, forse con un po' di anticipo. Benci, la palla per Oleari, per Versacos, la palla per Benci, ma c'è la parata di Loizos. Questa era stata costruita bene, perché sui 6 metri, poi Benci non è abituato probabilmente a trovarsi sui 6 metri. Bravo anche il portiere, lo sfondo, questo è sfondo, esatto, infatti questa volta viene fischiato. Può tornare in attacco Rubiera, Versacos per la palla persa malamente, va in contropiede Igmet, va alla conclusione, stavolta non era dall'ala. E infatti avevo visto 3-1, avevo visto Voljuvas in precedenza, mi sembrava quasi aver detto lo voglio un'altra volta, perché però Rubiera, ecco, adesso deve cominciare a ritrovare anche il ritmo offensivo. Benci, la palla persa, come non detto, ancora un contropiede e questa volta il gol di Hikmet, che aveva detto l'ho sbagliato prima, adesso non lo sbaglio, e infatti è andato a piazzare. Poi direi che stanno facendo confusione i cronometristi al tabellone, che il punteggio mi risulta essere 18-15, non 20-14, ecco, forse ci arriviamo a mettere il punteggio giusto, sì, ce l'abbiamo fatta, e gli arbitri fischiano adesso che i cronometristi hanno messo a posto il punteggio, bloccano il tempo gli arbitri per controllare il punteggio. Vabbè, però è giusto così, questa volta ci siamo. Si può ricominciare, 8 minuti giocati nella ripresa più 3, Rubiera palla in mano, però è una Rubiera che ferma da un po' di tempo senza trovare la via del gol, la trova Versacos e 2 minuti al numero 19 Sontacchi, più 4 Rubiera. Per la prima volta nella partita la superiorità è sul campo numerica, ce l'ha la formazione rubierese. Questi sono i primi 2 minuti combinati alla squadra trentina. Anche Fusina decide di giocare con l'extra player, quindi senza portiere in questi 2 minuti, almeno per il gioco offensivo. Si riparte dunque, più 4 Rubiera, palla in mano però a Pressano. L'attacco Fadanelli per Alberino, Fadanelli da Inese, Hikmet sale, ancora da Inese, Fadanelli,
Fadanelli guadagna con molta esperienza un 9 metri, bravo, perché bisogna anche saper giocare così. Fadanelli da Inese, uno contro uno, viene chiuso e bloccato, 9 metri a rischio passivo. Ancora Fadanelli per Dainese che andrà al tiro, no, trova la palla all'ala, la conclusione fuori, ma vabbè, io non l'ho visto dentro l'area dei 6 metri, però può darsi, diciamo, che ci fosse, è uscito dall'area dei 6 metri e... vabbè, comunque diciamo che è uscito dall'area 7 dei 6 metri. Però se non altro, ribadisco quello che hai sottolineato tu nel primo tempo, spiegano le fischiate questi due arbitri, no. Quindi puoi condividerle o meno, ma almeno capisci cosa hanno fischiato. Fadanelli, la conclusione, il palo, recupera però Fadanelli che va in rete sulla ribattuta. E quindi in inferiorità numerica, però è riuscita a trovare la rete del meno 3 Pressano. Ora difende con un uomo in meno la formazione ospite. Versakov, Oleari, Versakov, la palla per Bonassi, Versakov, doppio pivot, la palla per Persa, recuperata, no, persa, però veramente un passaggio in orizzontale, questo completamente fuori luogo, non si sono capiti i due esterni, ma palla regalata al Pressano che in inferiorità numerica può riaprire la partita. Dainese, Fadanelli, Alberino, Fadanelli al pivot che va in gol. Partita assolutamente riaperta. Devo dire che hanno un gioco sul pivot veramente molto valido, molto positivo, sì. Lo trovano da tutte le parti, in basso, in alto. Devo dire che forse noi dovremmo essere molto più schiacciati sui 6 metri e dobbiamo cercare di non uscire per niente, perché loro gli diamo un mezzo metro. Bonassi va dentro, viene fermato fallosamente, c'è il 9 metri. Time out chiesto dal tecnico di Rubiera Luca Galluccio. Abbiamo perso fluidità e secondo me Giovanni, soprattutto Rubiera, ha fatto non totalmente ma parzialmente un grosso errore, cioè ha ridato fiducia a un avversario che fino ad ora comunque non è mai sembrato poterti mettere realmente in difficoltà, però adesso sul meno 2 cominciano anche loro a credere di poter fare una partita diversa. Sì, diciamo che il gioco d'attacco, il nostro gioco d'attacco è molto statico, giochiamo poco in velocità, siamo abbastanza fermi. Quello che facevamo nel primo tempo. Sì, nel primo tempo noi avevamo un gioco molto più veloce, molto più dinamico, potevamo giocare, i nostri tiratori avevano più spazio per lanciarsi. Qui adesso abbiamo un gioco molto più fermo, molto più statico, e questo lo vediamo dai tiri che sono poco incisivi, non sono così ficcanti come erano nel primo tempo. Quindi dobbiamo cercare di rimanere, giocare meno con la palla in mano, più dare la palla e fare viaggiare la palla. Si riprende a giocare, più 2 Rubiera, palla in mano la formazione rubierese, ma inerzia della partita che per ora, mentre guadagna un fallo Versakov, inerzia della partita, dicevo, che però in questo momento sembra essere passata dalla parte della squadra trentina. Vediamo questo attacco di Rubiera con Bonassi per Oleari, Bonassi viene fermato, Bonassi, Santilli, Versakov, la palla al pivot, è difesa in area. Ma questa è difesa in area, cavolo! Come fai a non fischiare difesa in area? 2 minuti a Versakov, però questa
ha dato un rigore prima discutibile per difesa in area, va bene, ci può stare o no. Questo è piantato dentro l'area, come fai a non dare? Questa però è una grande ingenuità. Sì, i due minuti erano tutti da risparmiarsi, perché in questo momento non ci volevano, soprattutto da un giocatore esperto che posso capire arrabbiato per la fischiata contro precedente, la non fischiata adesso, però non prendi, non lo fai così platealmente da prendere due minuti che adesso ti mettono in difficoltà te e non valgono niente, perché purtroppo il rigore che era sacrosanto non te l'hanno fischiato, insomma. Quindi. Si riprende quindi da un 9 metri. Vediamo l'attacco di Rubiera. Benci, Santilli, Santilli, Bonassi, Bonassi, Oleari, ancora Bonassi, Bonassi, la palla persa da Bonassi, è proprio un'altra palla persa malamente da Rubiera, la parata di Voljuvac, meno male, meno male. Però dobbiamo imparare a gestire meglio questi momenti, piuttosto morire con un tiro sballato, piuttosto che regalare un contropiede tu per tu col portiere. Santilli prova ad accelerare, Oleari, Oleari fermato, sono 9 metri, 19-17 sempre il punteggio. Bonassi, Bonassi va dentro, viene fermato fallosamente. Si è ricominciato a giocare nel frattempo con la difesa più aggressiva. Oleari, Oleari, la rete di Luca Oleari per il nuovo più 3 rubierese. Ora inferiorità numerica per Rubiera in difesa. Dainese per Moser. Dainese, Fadanelli, cambia all'ala, va la conclusione in gol, ancora il numero 27 Yakemet. 4 su 4 dall'ala. Dall'ala sì, ha sbagliato il contropiede quando era tu per tu, ma dall'ala è stato mortifero questo giocatore. 20-18 il punteggio. Ancora attacco di Rubiera con Benci che gioca da centrale per poi spostarsi al ruolo di terzino destro. Bonassi, Oleari, ancora Oleari, viene fermato, va bene, un fallo fa guadagnare tempo. Oleari, Bonassi, ancora Oleari, ancora Bonassi, Bonassi, la palla per Benci, Benci cambia, va all'ala, circolazione di palla, poi Oleari, la palla per Bonassi, per Benci, il sottomano di Benci del capitano, e trova la rete ancora del più 3. Hai visto quando la palla viene in velocità, anche i tiri come questo, molto rischioso, ma era molto fluida la palla e il pallone è andato dentro. Dobbiamo giocare così, la palla veloce, più veloce degli uomini. Noi giochiamo troppo con la palla attaccata agli uomini, la palla deve viaggiare più veloce di quanto viaggiano gli uomini. Va la conclusione, la parata di Voljuvac su Alberino, poi prova a giocare in velocità. Rubiera, Oleari per Bonassi, calma, calma, attenzione, calma, si è fatto male nel frattempo Luca Oleari, deve uscire dal campo. Rientra Versakovs, entra anche Benci. No, sono solo speriamo crampi, sia un crampo, speriamo dovrebbero un essere solo crampi per Luca Oleari. Difesa più aggressiva da parte della formazione trentina. Santilli, ancora il contropiede, la rete. Non ho capito cosa è stato fischiato, passivo forse, passivo, sì, ok, sì. Non mi ero accorto della fischiata. E quindi gol in contropiede di Pressano che torna nuovamente a meno 2. Bartoli per Benci, Versakovs,
Versakov per Bonassi, spinto. Versakov, la palla per il pivot, la prende e segna Davide Bartoli, che ha fatto un ottimo movimento questa volta. Questo poteva anche essere due minuti, l'ha trattenuto da dietro prima al tot, gli ha dato la regola del vantaggio, ma adesso bisogna difendere però per ricostruire un vantaggio. 22-19 il punteggio, siamo al sedicesimo della ripresa. Dainese va dentro, anche in questo caso fischiati in anticipo degli arbitri, che stavolta però aiuta Rubiera, perché Dainese era andato in gol, aveva fatto passi, infatti l'arbitro ha visto che l'ha spiegato anche stavolta. L'attacco, la formazione ospite, attenzione a Fadanelli, va la conclusione, la parata di Voljovac. Calma, torniamo in attacco, giochiamo con la testa. Calma. Ancora Yekmet va dentro da là. No, cosa fai? Come? Che cosa fai? Si è dovuto consultare, ma che due minuti? Ha tenuto giù le mani, gli dà due minuti. Due minuti a Versa, cosa ancora? E rigore per... Questa è un'altra esperienza, questa ala sinistra ci ha fatto neri oggi. Lui e il pivot sono stati veramente eccellenti. Dalle 7 metri ancora Fadanelli. 22-19 il punteggio. E poi ci sarà nuova inferiorità numerica di Rubiera. Fadanelli, la finta, la conclusione, la parata. Che glielo prende. La parata ancora di Voljovac. Gli va anche a dare il 5 Fadanelli, perché effettivamente ennesimo partitone del portiere rubierese. Vediamo la difesa che si fa più alta da parte della formazione ospite. Bonassi per Garau, la palla a Bonassi, la conclusione deviata, recupera subito Lajos, lancia il contropiede, Yekmet, la conclusione, la rete. ...22-20... sempre vantaggio di Rubiera, ma sempre uomo in meno, gioca con l'extra player Rubiera. Questo è un attacco molto importante per noi. È entrato Barbieri. Ci serve un gol di Bonassi, dai. Barbieri va dentro, la conclusione, ma c'è la parata di Lajos. Ora l'attacco di Fadanelli si ferma al recupero di Garau, che però aveva un piede dentro l'area e quindi nulla di fatto. Time out chiesto dal Pressano. 18 minuti e 25 secondi giocati nel secondo tempo, più 2 Rubiera, 22-20. Bisogna dire che nel secondo tempo Rubiera ne ha fatte troppo per far tornare in partita Pressano, Sì, diciamo che questo vantaggio ancora è dovuto sicuramente al nostro portiere, che ha fatto veramente la differenza nel secondo tempo, che ci ha permesso ancora di essere a più 2. Adesso speriamo di avere ancora la squadra. Cos'è successo? Vediamo un po', richiamati in campo le squadre.
Cosa si è fatto? Si è strappato. Vediamo che si mette la tuta Luca Oleari, questo non è un buon segno purtroppo. No, però vedo che comunque fa un po' di riscaldamento. Ah, si è messo la giacca della tuta perché non può stare in piedi con la maglia, giustamente, del colore ovviamente di gioco, e quindi si è messa la giacca della tuta per questo. Si riprende a giocare, sempre inferiorità numerica per Rubiera, sopra di due reti, ma costretta a difendersi dal ritorno della formazione altoatesina con la palla ancora Ikmetan, e stavolta Voljuvac, la parata, ma non riesce pur attuffandosi a recuperare Barbieri. Termina l'inferiorità numerica per Rubiera, l'attacco Dainese, Moser, Dainese si butta dentro, la palla arriva a nessuno, passi di fallo, non fischiati perché hanno fischiato il fallo in precedenza, va bene, era una spinta piuttosto leggera, se ne è visto di peggio, ancora la palla al pivot, chiuso, ma sono in due, non può essere due minuti, se chiudi in due sul pivot non può essere due minuti. Giustamente gli dicono, ma siamo in due, abbiamo chiuso in due. Vabbè, altri due minuti. Altra inferiorità numerica per Rubiera. Diciannove minuti e 10 secondi giocati. Rubiera gioca nuovamente con l'uomo in meno, come ha fatto in gran parte di questa partita. Fadanelli, la palla arriva da Inese, sfondo! Sfondo tutta la vita, così è infatti. Sfondo tutta la vita, palla recuperata da Bonassi in difesa. E adesso dobbiamo fare un gol che sarebbe molto pesante in questo momento. Vediamo l'attacco di Rubiera con Benci, Santilli, Versacos, Bonassi, Versacos, palla per Benci, Benci per Bonassi, Bonassi prova l'uno contro uno, viene fermato. Bonassi, Versacos, Benci, ventesimo della ripresa, Versacos per Bonassi. Bonassi si ferma, va la conclusione, la parata, recupera, no, la palla è in area, quindi palla per Pressano che riparte nuovamente veloce, in velocità con la palla all'ala, spazio, la conclusione, la rete per il meno uno di Yakemet, sempre lui. ...22-21 il punteggio. Nove minuti alla fine. Benci, Garau, per Benci, Versacos, la palla ancora, no, è per Rubiera, no, ma era fuori, poi sbaglia, ma si vedeva da qua che era fuori la palla, c'era l'arbitro sulla linea ma non ha fischiato. Si salva Rubiera, la palla per Bonassi, Versacos, Bonassi va dentro, Bonassi ancora la parata però da parte del portiere di Pressano, poi la conclusione fuori da parte di Alberino. Bonassi rallenta per Versacos. Mamma mia che brutto secondo tempo di questa partita. Veramente. Veramente non abbiamo più grandi idee, stiamo cercando di giocare al... Vai! Ancora la parata di Loisoz, il contropiede con la conclusione, la rete di Yekemet ed è pareggio, 22-22, una partita dominata, Rubiera
ha completamente sbarellato, al di là delle tante esclusioni fischiate alla formazione rubiarese, però di fatto quando poteva giocare con calma si è fatti innervosire. Versacos, il fallo su Versacos. Bonassi, la conclusione, la rete di Bonassi, nuovo vantaggio rubiarese, 23-22. Deve prendere in mano lui la palla, questo è lui che deve cercare in questo momento di prendere in mano la partita, è l'unico tiratore che abbiamo in questo momento, visto che... Fallo in attacco del pivot, sì, palla recuperata. No! La palla persa malamente da Rubiera. Abbiamo troppa fretta. Siamo nervosi in un modo pazzesco, mentre ci vorrebbe solo un po' di calma e tranquillità. Fatto sta che abbiamo perso il pallone. Fadanelli al pivot. È rigore, sì. Secondo me sì. Stavolta è stato tirato giù. Tiro dai 7 metri per Pressano. Va Alberino. No, non va Alberino. Va Dantino. Ci vuole un altro miracolo, dai. Va Dantino. Questo 7 metri, la palla in rete per il nuovo pareggio, 23-23 a 6 minuti dalla fine. Dalla palla recuperata per l'ennesima volta, Rubiera subisce gol. Sei minuti alla fine, palla per Rubiera, pareggio sul tabellone. Versacos, Bonassi va dentro, Bonassi viene fermato dalla difesa. Versacos viene fermato anche lui da Moser. Benci. Bonassi, palla ancora per Benci, Versacos, Bonassi, vai, vai, vai. Bonassi a rallenta, viene fermato, attenzione al gioco passivo, 5 minuti alla fine, palla per Versacos, per Bonassi la conclusione, la rete ancora di Bonassi, 5 minuti alla fine, più uno Rubiera, entra Pagano adesso, quindi si gioca tutti Galluccio per provare a vincere questa partita. E adesso ci vuole però una signora difesa. Dainese, Fadanelli, la palla ancora al pivot. Buona la difesa di Rubiera con il contropiede. Santilli! Per il più 2 Rubiera, 25-23. 25-23, ci vuole un'altra difesa per rimandare a distanza questo Pressano che sembrava KO, invece ha approfittato al meglio delle occasioni che ha avuto per riaprire la partita. Dainese prova ad accelerare, Fadanelli per Dainese, la palla ancora fuori, Dainese Moser, va dentro la parata. C'è la difesa in area, dice il direttore di gara, quindi c'è il 7 metri con cambio di portiere. Entra Rivi a provare a parare questo tiro. Sempre Dantino dai 7 metri. Dantino la traversa, la palla è per Rubiera. L'attacco di Rubiera sul più 2 a 3 minuti e mezzo dalla fine. Non dico che sia decisivo, ma questo pallone pesa tanto. Ci vuole un altro gol di Bonassi. Palla persa! No,
aveva già battuto. No, dicono di no, va bene. Tre minuti alla fine, hanno perso un pochino la baraonda anche gli arbitri, perché sono andati un po' in confusione anche loro. Mi sono piaciuti molto fino a un certo punto, poi dopo dai due rigori, quello dato e quello non dato, sono un po' usciti di testa. Dainese dalla distanza, questa volta non siamo usciti in marcatura e Dainese piazza almeno uno. Due minuti e mezzo alla fine, più uno Rubiera, palla in mano per la formazione rubierese in attacco. Palla per Pagano, Versacos, ancora Pagano, la palla all'ala, Garau, la conclusione, la rete di Garau che chiedeva anche due minuti perché è stato toccato sul braccio. Due minuti alla fine più due Rubiera. L'attacco di Pressano con Dainese per Fadanelli. Fadanelli vuole il pivot, la palla per il pivot, fermato difensivamente. 26 a 24 il punteggio, bisogna asciugare il parquet. 1 minuto e 49 secondi alla fine. 1 minuto e 49 secondi alla fine, più due Rubiera. Palla però in mano a Pressano. Questa può essere la difesa che vale la partita per Rubiera. Time out chiesto adesso da Fusina. Ora è chiaro che magari sono due punti che possono valere relativamente, ma questi sono morali per i nostri play-out. Più che classifica sono morale questi, e no? E poi secondo me sarebbe un giusto, noi stiamo molto migliorando come gioco, quindi abbiamo bisogno di fiducia, abbiamo bisogno di crescere anche mentalmente, quindi sarebbero una grande forza per la nostra psicologica, per la nostra forza psicologica. Un minuto e 47 secondi alla fine, più due Rubiera, palla in mano a Pressano. Ventisei a 24, c'è ancora problema di Pece sul parquet che dovremmo aver quasi risolto. Pronti per ricominciare. Si riparte l'attacco di Pressano contro la difesa schierata di Rubiera. Dainese per Dantino, Fadanelli per Dainese, Dantino va dentro, la conclusione, la parata, no. Ancora 7 metri. No, devo dire che hanno avuto tantissimi 7 metri e tantissime superiorità numeriche, poi se li saranno anche meritati. No, però questo è un regalo, questa era la regola del vantaggio, lui è andato a tirare, secondo me in A1 questo non può essere rigore. Non può essere rigore. Torna Rivi contro Alberino. Anche perché lui non era in area e quindi l'ha ostacolato da fuori. Alberino dai 7 metri. Lo prende, dai. Conclusione, la rete di Alberino per il meno 1, Pressano. L'attacco di Rubiera. La difesa con due uomini fuori per Pressano. Pagano
Pagano, vai. Va da Bonassi, vai. Bonassi all'ala, la conclusione, la gran rete di Santilli. Gran gol questo di Santilli, un minuto alla fine più due Rubiera. Fadanelli rischia, c'è il fallo fischiato alla difesa. Nove metri a 40 secondi dalla fine più due Rubiera, la palla all'ala, palla deviata, rimessa in gioco. Ancora l'attacco di Dainese che va su, la conclusione alta di Dainese. La conclusione alta di Dainese, quindi fallo su Pagano. Riprende a giocare Pagano. Time out chiesto da Galluccio a 12 secondi dalla fine, più due Rubiera. Devo dire che, come dicevo, questa è una squadra dal doppio volto. In seconda parte del campionato ha fatto partite veramente, momenti di gioco veramente da grande squadra. Non ha ancora la costanza, non riesce nei 60 minuti. Beh, lo ha dimostrato anche questa sera, perché sì, tra il primo tempo e il secondo tempo. Però diciamo che nella prima fase del campionato c'era una squadra senza idee, che aveva paura di giocare, che non aveva ancora la Serie A nelle gambe. Adesso c'è una squadra che sta crescendo in continuità, che sta crescendo nel gioco, sta crescendo come giocatori, quindi non ha ancora la capacità di fare 60 minuti, ma comunque è una squadra che può lottare a metà classifica. 12 secondi alla fine. Palla per Rubiera, 27-25 il punteggio. Pressano non pressa più, scusate il gioco di parole. Rubiera può andare tranquillamente fino alla fine per questa vittoria, la quarta del campionato. Finisce così, 27-25 per Rubiera contro Pressano. E insomma, adesso mancano due partite, vediamo cosa succederà. Comunque, al di là del doppio gioco, la squadra è stata in vantaggio tutta la partita, quindi secondo me ha ampiamente meritato questa vittoria. Grazie a Giovanni Oleari, un saluto anche a tutti voi, buona serata. C'è dei momenti.